alla fine stramazzerò il suolo. Non è facile col palco, non so dove guardare. Volevo, grazie, grazie. Qua ci dobbiamo dare un bacio sotto. Nel vitro, tradizione. Allora, grazie davvero. Io consiglio che le persone in piedi si seggano, altrimenti quelli che sono rimasti seduti al tavolo si arrabbiano perché non vedono niente, giusto? Poi le foto cercheremo di recuperare, magari io parlo poco, così poi possiamo continuare a fare i selfie. Allora, grazie. Grazie per avermi regalato, per averci regalato questa presenza straordinaria in questa serata. Riflettevo mentre vi vedevo dall'alto prima, quando facevo le interviste, che l'anno che sta per chiudersi si era aperto con il principale quotidiano italiano che stimava nei sondaggi Fratelli d'Italia al 2,4%. Stasera mi hanno scritto che l'ultimo sondaggio dell'anno darà Fratelli d'Italia al 10,6%. Dirigente di Fratelli d'Italia, perché si dice Fratelli d'Italia, la Meloni, per carità, io sono sicuramente la persona che più di tutte rappresenta il volto di questo partito, ma non è il partito di una persona. Se noi siamo arrivati dove siamo arrivati è perché c'è un sacco di gente che ci ha creduto dall'inizio, che ha dato la propria comunità senza chiedere niente in cambio, che ha combattuto con noi quando era meno facile combattere con noi, e io li voglio ringraziare davvero di cuore uno a uno, perché noi abbiamo costruito questo percorso insieme. E oggi ci sono tanti italiani che improvvisamente si rendono conto che Fratelli d'Italia, in un mondo nel quale i politici sembrano sempre di più foglie al vento, Fratelli d'Italia è rimasto un albero con radici ben piantate a terra. Sappiamo da dove veniamo, sappiamo dove stiamo andando. Per questo non abbiamo difficoltà a essere coerenti. Si dice di noi, Fratelli d'Italia è un partito molto coerente. Non potrebbe essere diversamente per chi crede in qualcosa. Quando credi in qualcosa fai politica per affermare quel qualcosa. Non fai politica per affermare te stesso a dispetto di quel qualcosa. Noi siamo sempre stati questo. Noi vogliamo arrivare al governo solo se siamo nella condizione di realizzare quello che abbiamo proposto alla nostra gente, di fare quello che abbiamo promesso. Perché di gente che promette e poi arriva e per mantenere la poltrona è disposta a fare i patti pure col diavolo, ne abbiamo vista fin troppo. Guardate quelli che ci governano oggi, quelli che sono arrivati in Parlamento col 30% perché dovevano mandare a casa Matteo Renzi, parlo del Movimento 5 Stelle, e oggi si fanno dare gli ordini da Matteo Renzi pur di rimanere con la poltrona ben comodi e seduti. E guardate il PD, stessa cosa, che diceva, io ricordo tweet memorabili di esponenti del PD, ne ricordo uno di tale, se non erro, Marattin, sempre in realtà di Renzi, ma vabbè, uguale, che diceva: sogno un'Italia nella quale gli incompetenti 5 Stelle li mandiamo a fare i bibitari al San Paolo come Di Maio. Poi Di Maio l'hanno mandato a San Paolo del Brasile da ministro degli esteri, quelli che lo dovevano rimandare a prendere le bibite. Ecco, c'è una politica così e c'è una politica che questo non è in grado di farlo. Guardate, sono rimasta di stucco perché è veramente oltre ogni immaginazione che oggi il Movimento 5 Stelle, sempre nella persona del mitico Luigi Di Maio, ha annunciato che voterà a favore dell'autorizzazione a procedere verso Salvini per il caso della nave Gregoretti. Lì c'è una richiesta della magistratura. Seduti ragazzi, perché fate arrabbiare tutti. Seduto chi sta in piedi, perché così vedono tutti e poi ci rialziamo, oppure accovacciati, mettetevi seduti per terra come i bambini al teatro dei burattini. La figlia si mette sempre così. Dicevo, allora, oggi c'è Luigi Di Maio che ha detto, dice no, noi, il Movimento 5 Stelle voterà a favore dell'autorizzazione a procedere verso Salvini, che allora ministro degli esteri, diciamo così, cercò di impedire, di fermare l'immigrazione irregolare, nel particolare con questa nave Gregoretti,
che non poté attraccare per tot ore fino a quando non venne garantita la presunta redistribuzione, che poi non avvenne mai, degli immigrati. E vedete, sono rimasta francamente basita, perché quando questi fatti sono avvenuti, Di Maio era ministro dello sviluppo economico dello stesso governo. Allora, Di Maio, delle due l'una: o oggi tu voti a favore dell'autorizzazione a procedere verso un ministro nei confronti del quale non hai detto niente quando era tuo collega, perché oggi vuoi saldare dei conti e le istituzioni non servono per saldare conti personali, oppure, Di Maio, tu pensi veramente che Salvini era un sequestratore di immigrati, ma sei rimasto muto quando eri ministro nel suo governo pur di tenerti la poltrona? È un modo schifoso di fare politica. È un modo schifoso di fare politica. C'è un altro modo di fare politica. C'è un altro modo, la strada più lunga, quella di non prendere le scorciatoie, quella di continuare a parlare dei problemi della gente, quella anche di dire la verità. Dire la verità. Guardate, quando noi abbiamo fondato Fratelli d'Italia, ci dicevano: ma dove andate? Voi non avete poteri forti, non avete i soldi, e poi ci sono altri partiti che vanno meglio di voi. Voi siete destinati a perire. Io quante volte ho sentito dire questa frase: ma Fratelli d'Italia, vabbè, Fratelli d'Italia è un problema che risolveremo tra poco. Poi oggi tutti quanti dicono: Fratelli d'Italia, questo non l'avevo previsto, perché è vero, noi siamo un po' come la teoria di Einstein del calabrone, cioè fisicamente parlando non dovrebbe volare, però lui non lo sa e vola lo stesso. Noi siamo stati così, siamo stati esattamente così, ma in realtà non è vero che siamo noi contro le leggi della fisica, eh. Io ho sempre creduto che il popolo italiano meritasse di più. Io ho sempre creduto che se dici la verità, se non prendi in giro le persone, se dici, ripeti, cerchi di spiegare le tue teorie e magari ti fai sì, tanto lavoro, è costato qualche sacrificio, certo. Io ho sempre pensato che alla fine il popolo italiano avrebbe capito, ed è esattamente quello che sta accadendo. Vedete, noi siamo quelli che hanno avuto il coraggio anche in questa manovra di presentare un emendamento per chiedere l'abolizione del reddito di cittadinanza. E guardate, io lo so che sul piano del consenso può essere, diciamo, una proposta boomerang, no? Perché certo, se tu vai dalla gente e gli dici: vi do tutti 780 euro al mese se non lavorate, è un modo facile di prendere i voti. Ma si può fare? No, non si può fare. Non si può fare e non è giusto farlo. Perché uno Stato giusto non mette sullo stesso piano dell'assistenza a chi può lavorare e chi non può farlo. Uno Stato giusto fa assistenzialismo verso chi non può lavorare, minori, disabili, anziani, ma per tutti gli altri quello che uno Stato giusto fa è garantire lavoro, la dignità del lavoro. Mentre se tu metti tutti sullo stesso piano dell'assistenzialismo, sapete che cosa accade? È una cosa banale, che discrimini più debole. E infatti, secondo i principi del reddito di cittadinanza, un ragazzo di 35 anni disoccupato può prendere potenzialmente 780 euro e un disabile prende una pensione di invalidità da 270 euro. Non si può fare, è ingiusto ed è impossibile. E infatti il reddito di cittadinanza non ha aiutato veramente nessuno, se non quelli che non se lo meritavano. Di gente che abbia trovato lavoro grazie al reddito di cittadinanza io non ho grandi notizie, a parte i mitici Navigator, e tu già capivi che c'era qualcosa che non funzionava nel Navigator. Il Navigator è una figura, è un disoccupato, assunto a tempo determinato per trovare a quello che prende il reddito di cittadinanza un posto di lavoro a tempo indeterminato. E tu dico, c'è, stai calmo, lo fa, comincia il posto di lavoro. E tu dici: scusa, ma perché se il Navigator trova che ha un posto di lavoro a tempo determinato, perché se trovasse un posto di lavoro a tempo indeterminato dovrebbe darlo a quello che prende il reddito di cittadinanza? Cose banali. Però il reddito di cittadinanza non è servito a nessuno. A qualcuno sì: spacciatori, nomadi, immigrati, trafficanti di droga, ex brigatisti rossi, così tu sei contento, tutta gente che
diciamo così, secondo me non è esattamente la priorità da aiutare, no? Poi l'altro giorno ne è uscito uno mitologico. Allora, parcheggiatore abusivo, pluripregiudicato, finto invalido, reddito di cittadinanza. Quelli dei 5 Stelle gli hanno dato il premio Grillino 2019, il loro mito. A me non pare giusto che noi aiutiamo gente così con i soldi di chi magari lavora 40 ore settimanali per guadagnare 800 euro al mese. Non mi pare giusto. E noi abbiamo avuto il coraggio di dirlo, cioè. Abbiamo avuto il coraggio di parlare di infrastrutture quando quasi nessuno parlava di infrastrutture, perché vallo a dire che la sfida dell'Italia è portare l'alta velocità fino alla Sicilia, è la sfida di avere una rete infrastrutturale che possa consentirti di crescere. Noi perdiamo 70 miliardi di euro l'anno per l'assenza di infrastrutture commerciali in Italia, eh? Immaginate solo i porti. Adesso non voglio farvi discorsi troppo tecnici in una serata conviviale come questa, ma immaginate solo i porti, noi siamo una piattaforma in mezzo al Mediterraneo e le merci che arrivano da est preferiscono circumnavigare l'Europa, le portano ad Amsterdam, a Rotterdam, perché? Perché l'Italia non ha infrastrutture commerciali che consentirebbero di muovere agevolmente quelle merci via terra. Miliardi di euro buttati da una politica che sulle infrastrutture non investiva, perché quando tu investi in infrastrutture devi mettere miliardi, ma il nastro lo taglia qualcun altro. E allora non conviene, conviene dire ti do 780 euro al mese se mi voti subito, così ti mantengo legato alla politica e al fatto che mi devi votare. Non è il nostro modo di fare politica. Vuoi combattere la povertà? Vuoi combattere la povertà? C'è un modo solo di combattere la povertà: creare lavoro. E c'è un modo solo di creare lavoro: mettere chi può assumere in condizione di farlo. Non c'è lavoro se non si aiutano le imprese italiane. Non esiste lavoro il sostegno dello Stato all'impresa italiana. E invece l'esatto contrario vediamo anche in questa manovra: una dichiarazione di guerra verso chi lavora, soldi in deficit, 16 miliardi di soldi in deficit, perché loro così loro pensano che i soldi in deficit sono regalati. Vi ricordate Di Maio quando stappava le bottiglie di champagne, ha fatto i soldi in deficit, disse questa frase geniale: ci hanno sempre detto che i soldi non c'erano, invece avete visto? Di Maio, il deficit sono cambiali, vuol dire che i soldi non ci sono, ti stai indebitando. E il conto lo pagano i tuoi figli. E li puoi spendere, eh? Puoi spendere i soldi in deficit. Ma se spendi i soldi dei tuoi figli, devi farci qualcosa che rimanga per i tuoi figli. Non te li puoi spendere per andare in vacanza o per fare la bella vita. Quello è giusto. Anche questo bisogna avere il coraggio di dire. 16 miliardi di euro spesi in deficit. Le tasse! Mitiche, non c'è governo di sinistra senza un aumento consistente di tasse. Vi stanno facendo il gioco delle tre carte. Adesso il gioco qual è? Dice no, la tassa sulla plastica la mettiamo, quella chiamano plastic tax, sugar tax, the navigator, the jobs act. Qui è una nazione dove nessuno parla l'inglese, però ti chiamano le leggi in inglese. Possiamo insegnare l'inglese ai nostri figli e chiamare le leggi in italiana, che mi sembra la cosa più sensata. Ma vabbè. La plastic tax e la sugar tax partiranno una da luglio e una da ottobre. Perché? Perché a maggio si vota. Semplice. Siccome a maggio si vota, aspettiamo che i cittadini votino convinti che abbiamo fatto bene il nostro lavoro, appena hanno votato, li stanghiamo. E attenzione, c'è un'altra tassa della quale nessuno vi sta parlando. Triplicano le accise sul carburante. Tre volte tanto. E lo sapevamo perché, perché quando hanno detto no, ma le tasse le mandiamo in avanti, nessuno vi dice perché in Italia è pure un posto dove, diciamo, no, non tutti fanno bene il loro lavoro, che i saldi di bilancio sono già stabiliti nel DEF. Che vuol dire? Vuol dire che le entrate che lo Stato deve avere nel prossimo anno sono già definite, non le definisce più la manovra di bilancio, sono definiti da un documento che il Parlamento ha già votato, che è il documento di economia e finanza. Quindi il governo deve fare 6 miliardi di tasse nel 2020 e 11 miliardi e 2 di tasse nel 2021. Vi fanno il gioco delle tre carte, ve la tolgono di qua e ve la mettono di là, ma loro vi stanno aumentando le tasse. Perché la tassa sulla plastica? Perché diventa un'IVA mascherata. Perché se tu fai aumentare del 50%, tanto è nell'ultima formulazione, nella prima era 100%, il costo della plastica, aumenteranno alla fine tutti i prodotti che per esempio hanno un confezionamento legato alla plastica.
e tutto lo ritrovi nel carrello. Quando triplicano le accise sul carburante, o addirittura hanno fatto i provvedimenti sul gasolio degli autotrasportatori, vuol dire che ti aumenta il trasporto delle merci e quindi fila nel tuo carrello. Alla fine hanno fatto il governo dicendovi che non aumentavano l'IVA e hanno trovato un altro modo per aumentare l'IVA. È esattamente quello che è accaduto. Poi dicono no, ma noi vogliamo combattere l'obesità dei bambini con la tassa sullo zucchero. Peccato che non è una tassa che tassa lo zucchero, è una tassa che tassa tutti i dolcificanti. Qualunque cosa dolce te la tassano. Te bevi la cicuta, non c'hai aumento di tasse, per tutto il resto devi stare margine. Ma io voglio bere dolce, no, te lo tasso. È tutto così, è un disastro. Dopodiché, la cosa ancora più divertente sono i 3,3 miliardi di euro che si recuperano dalla presunta lotta all'evasione fiscale. E qui è sempre tanto divertente. Intanto domanda, ma come fa lo Stato a sapere all'inizio dell'anno quanto recupererà dall'evasione fiscale? La deve ancora fare, lo saprà alla fine dell'anno. Loro lo sanno all'inizio dell'anno perché quella che fanno non è lotta all'evasione fiscale. Lo Stato italiano, la vera lotta all'evasione fiscale, alla grande evasione, non la fa, perché noi abbiamo da sempre uno Stato forte con i deboli e debole con i forti. Quando hanno fatto il presunto carcere, quando hanno fatto la norma nel decreto fiscale sul presunto carcere ai grandi evasori, sai Di Maio che gira a dire, Di Maio è sempre il mio preferito, Toninelli lo batteva ma l'hanno cacciato, adesso confidavo in Fioramonti, pare che si dimetta anche lui, vabbè. Allora, quando hanno fatto la norma sul carcere ai grandi evasori, che poi voglio dire, 100.000 euro, una diciamo PMI che ha qualche conto aperto con le amministrazioni pubbliche che non ti pagano per 3 anni, ad accumulare 100.000 euro di mancati contributi versati per i propri dipendenti, non ci mette molto, ma vabbè. Carcere ai grandi evasori, perfetto, vado a leggere la relazione del decreto fiscale e sapete che c'è scritto? Che la norma sul carcere ai grandi evasori serve come monito per fermare una pratica illecita diffusa in alcune categorie del commercio. Secondo il governo italiano i grandi evasori sono i commercianti. Peccato che i dati dicano che in Italia la grande evasione non sta nel commercio, sta nelle multinazionali, sta nelle banche, sta nelle frodi carosello, sta nei cinesi e negli extracomunitari che aprono e chiudono decine di aziende senza versare un euro allo Stato italiano, sta nei giganti del web, stanno in tutte le categorie che il governo sceglie di non colpire, perché vi dico sceglie di non colpire? Perché noi due propostine abbiamo fatto, una sulla web tax. Allora voi si hanno messo la web tax, colossi del web, gente che fattura billions and billions, un sacco di miliardi, in Italia pagano tutti insieme 64 milioni, quello che pagano media azienda italiana, ok? Adesso hanno messo la web tax al 3%, posta sul fatturato mediamente al 24%, web tax al 3%. Ma la cosa peggio è che al primo ricorso la web tax non passa, perché senza che entro nel tecnicismo, così come configurata è un aumento di IVA praticamente solo per alcune aziende e quindi voi vedrete che verrà abolito anche il 3%. Noi avevamo fatto una propostina un po' più dignitosa che era il principio dell'imposta di bollo. Ti tasso sul numero degli accessi alla piattaforma perché quello è il modo di calcolare la ricchezza che produci in Italia. Bocciato. Poi ne abbiamo fatta un'altra sugli extracomunitari che aprono e chiudono. Voi lo sapete bene, qui in Toscana diciamo la questione è abbastanza nota, aprono e chiudono centinaia di imprese senza versare un euro di tasse. E tutti sanno come funziona, Voi lo sapete come funziona, lo sapete benissimo, lo sanno tutti. Chiaramente questi signori aprono le imprese, per 2 anni e mezzo quando avvia un'attività, diciamo tirando, puoi non versare un euro allo Stato italiano, prima che lo Stato italiano cominci a fare i controlli, loro chiudono, spariscono, a volte poi aprono un'altra azienda e tu e lo Stato va a trovare Yung Wung che ti ha aperto e ti ha chiuso, va a trovare in Cina Yung Wung. Stato che fa? Yung Wung non lo trova e va da Mario Rossi
perché di Mario Rossi conosce nome, cognome, ragione sociale, partita IVA, indirizzo, telefono, tutto. Ma da Mario Rossi e a Mario Rossi e storce anche i soldi che gli doveva Jung-Mung, perché questa è la presunta lotta all'evasione fiscale che fa lo Stato italiano. Ma quella non è lotta all'evasione fiscale, quella è lo Stato che ti chiede il pizzo per lavorare, che è un'altra cosa. Allora, propostina, sto andando lunga? No. Vabbè, vado a corcio, perché effettivamente sto andando lungo. E no, poi ti spiego, perché alla fine ti spiego perché non posso andare lunga più di tanto. Propostina di Fratelli d'Italia nella manovra finanziaria, sulla scorta di quello che hanno fatto altre nazioni europee. Caro Jung-Mung, se vuoi aprire in Italia puoi farlo tranquillamente, ma mi versi una cauzione di 30.000 euro che io man mano ti scalo dalle tasse. Non ti chiedo di pagare di più, ma vorrei che pagassi come pagano gli italiani. Così vediamo se gli italiani chiudono mentre gli extracomunitari aprono. Bocciata. Bocciata. Perché? Tu, che ne so? Dice perché? Che ne so, chiediglielo. Bocciata. Solo una cosa siamo riusciti a far passare, e io ne sono molto fiera, perché è una piccola cosa che però è un segnale della serietà che si deve chiedere in Italia, perché siamo una nazione dove non ci sono regole, dove i potenti non hanno regole, e invece gli sfigati o le persone normali, diciamo, sono piene di regole e di adempimenti. Ed è una proposta storica di Fratelli d'Italia, siamo riusciti a approvare la manovra economica sulle bollette pazze. Allora, voi sapete che c'è questo fenomeno sempre più diffuso, per cui arrivano a casa degli italiani delle volte le società, insomma, le bollette con importi non dovuti, maggiorati, cosiddette bollette pazze. Che succede? Quando a me arriva una bolletta pazza, poi spesso arrivano magari a coppie di anziani o anziani che non sono neanche in grado di valutare o di difendersi adeguatamente, però intanto quando a me arriva una bolletta pazza io devo intanto pagare, perché altrimenti mi staccano le utenze, dopodiché mi rivolgo, quando ho la forza, i soldi, la disponibilità, agli avvocati, o mettere in mezzo gli avvocati, devo andare a rompere le scatole a tutti. Alla fine, se riesco a dimostrare che quei soldi non erano dovuti, a chi mi ha mandato la bolletta pazza? Come se nulla fosse. E non si può fare. Chiediamo responsabilità. Propostuccia di Fratelli d'Italia che oggi, se la manovra finanziaria verrà approvata così, diventa legge. Se tu mi mandi una bolletta pazza e io ti dimostro che non ti dovevo quei soldi, sei tu che dai a me, a titolo di risarcimento danni, il 10% di quello che mi hai chiesto, per il tempo e le risorse che mi hai fatto spendere per dimostrarti che non ti dovevo quei soldi, e comunque non mi puoi dare meno di 100 euro. Cerchiamo di fare delle piccole grandi proposte per affrontare i problemi quotidiani dei cittadini, per stare nelle questioni, per difendere le imprese, per difendere la nostra ricchezza, per difendere il nostro futuro, per difendere i nostri confini. Diciamo, non entro più di tanto nel tema dell'immigrazione, perché è un tema che ormai conoscete a menadito, ma ormai tutti sanno che la proposta più seria e più credibile tra quelle messe in campo in questi anni è quella di Fratelli d'Italia, che prevede un blocco navale al largo delle coste della Libia, l'apertura in Africa degli hotspot, la valutazione in Africa dei rifugiati, la distribuzione solo dei rifugiati nei 27 paesi dell'Unione Europea in modo equo. Mai che uno ti risponda nel merito. Ripetono tutti la stessa cosa, perché l'Italia è un posto nel quale la gente non studia. Loro hanno sentito dire da un altro, ma è un atto di guerra, e tutti ti dicono, ma è un atto di guerra. Guardate che si può trattare con la Libia, come abbiamo trattato con la Turchia, alla quale l'Unione Europea ha dato 6 miliardi di euro perché gli immigrati che arrivavano dalla rotta est davano fastidio a sua eminenza Angela Merkel. E allora l'Europa ci ha messo 6 miliardi per fermare il flusso che arrivava dall'est, mentre l'Italia è stata abbandonata a sud perché in Europa hanno deciso che noi dobbiamo diventare il capo profughi d'Europa. E non se ne sa niente, le distribuzioni, non frega niente a nessuno. L'unica cosa che ci hanno mandato a dire dalla Germania è, se noi mai dovessimo prenderci degli immigrati che sbarcano in Italia, sappiate che manderemo i nostri funzionari a fare dei colloqui, perché quelli potenzialmente pericolosi non ce li vogliamo. Diciamo, quelli lasciamo in Italia, che in Italia stanno bene, loro li sanno gestire. E in effetti non li sappiamo gestire benissimo neanche noi, perché ormai alla criminalità organizzata italiana, che già non riusciamo a combattere adeguatamente, si è aggiunta anche quella che importiamo. Criminalità organizzata internazionale, ormai la mafia nigeriana gestisce tutte le piazze italiane dello spaccio, ma non si può dire. Che voi avete mai sentito, che so, Roberto Saviano parlarvi della mafia nigeriana? No, mafia sì, ma solo italiana. Nigeriano non esiste. Poi oggi si sono, guardate, ci sono rimasta, si sono
molti si sono rimasti colpiti, perché io ho fatto un post su un fatto che è accaduto, pare sia accaduto in un ospedale di Sondrio, dove una signora nigeriana proprio ha perso la figlia di 5 mesi, e chiaramente, insomma, parliamo del dolore più grande che un essere umano possa provare, perché questa signora piangeva, gridava e pare che sia stata insultata, che sia stato scambiato, diciamo, questo suo pianto per non so quale rito tribale. E io ho detto, diciamo, siete distanti anni luce dalla mia, dai miei valori, insomma, che qualcuno si metta a deridere una donna che prova il dolore più grande che un essere umano possa provare, beh, insomma, a me fa schifo, lo dico sinceramente. E qualcuno si è stupito! Qualcuno si è stupito! Voi! Ma allora non siete razzisti! Noi siamo razzisti! Noi siamo quelli che si chiedono dove finiscono le nigeriane che stanno in mano alla mafia nigeriana a fare le schiave finché non restituiscono 30.000 euro e possono rivedere i loro figli, mentre la sinistra se ne frega. Noi ci siamo occupati di chiedere perché ci sono intere nazioni africane che sono oggetto del gioco di nazioni europee come la Francia, che stampa moneta per 14 nazioni africane e in cambio chiede che il 50% dell'equivalente delle sue esportazioni finisca nelle casse del tesoro francese. Come sono umani? Liberté, égalité, humanité, fraternité e Franco FCA. Burkina Faso, uno dei paesi più poveri al mondo, cioè le miniere d'oro. Il Niger, 95% della popolazione vive senza elettricità, ma dal Niger viene estratto il 30% dell'uranio che fa camminare le centrali nucleari francesi. E poi ci fanno la morale a noi. E chi l'ha fatta questa battaglia in Italia? Avete sentito il PD? Il PD ci ha detto che la Francia fa bene, che gli fa un favore a queste nazioni. Invece noi l'abbiamo fatta quella battaglia, perché vedete, la soluzione per l'Africa, che non è un continente povero, non è portare gli africani in Europa, è liberare l'Africa da cerchi europei. E questo si può fare, ma sono battaglie che ha fatto Fratelli d'Italia. Difendere i confini, difendere le famiglie, famiglia, incentivare la natalità, aiutare le donne a poter avere un posto di lavoro anche se sono madri, perché se noi riusciamo a colmare il nostro gap sull'occupazione femminile, colmiamo complessivamente il nostro gap sull'occupazione in rapporto all'Europa, ma è molto difficile con gli strumenti e i servizi che ci sono in Italia. Aiutare le famiglie, poi ormai aveva ragione Chesterton quando diceva spade verranno sguainate per dimostrare che le foglie sono verdi in estate. Ormai noi siamo arrivati a dover fare battaglie epocali per dire cose di buon senso, banali se volete, che incentivare la famiglia naturale fondata sul matrimonio, un uomo, una donna e mettono al mondo un bambino è utile allo Stato e quindi lo Stato lo deve incentivare. E non è discriminazione verso nessuno, non è un modo di entrare nel valore dei sentimenti delle persone, è semplicemente che lo Stato deve fare quello che gli serve. E la famiglia gli serve, perché senza famiglia non esiste patria, senza famiglia non esiste nazione, senza famiglia non esiste lo Stato, senza famiglia non esiste futuro. Non c'è niente se non si aiuta la famiglia. Ma non si può dire! Non si può più dire, perché se tu dici una cosa del genere sei un impresentabile. Sei un impresentabile se chiedi verità per quelle famiglie alle quali sono stati sottratti indebitamente pare dei bambini. Perché accade anche questo nel mondo di oggi, no? Come nelle favole c'erano gli orchi che rubavano i bambini per mangiarli, pare che a Bibbiana ci fossero gli orchi che rubavano i bambini per mangiarci sopra. È vero, io spero di no, ma lo voglio sapere se questa è una civiltà, se è accaduto. Voglio sapere la verità. È giusto o non è giusto? Io penso che sia giusto, sono battaglie di buon senso, sono battaglie normali. Difendere la nostra identità, arriverà il Natale e chiudo. Arriva il Natale, e tanto per cambiare le solite polemiche, e non si può mettere il presepe, non si può cantare le canzoni di Natale, perché offende qualcuno. Vedete, io credo che sia profondamente giusto che nelle nostre scuole ci siano i simboli della cristianità. Credo che sia profondamente giusto in uno Stato laico. So cosa sia la laicità dello Stato, tra l'altro me l'ha insegnato il Vangelo cosa sia la laicità dello Stato. Noi non vogliamo imporre a nessuno il nostro Dio, il nostro credo, ma non possiamo negare i simboli che hanno sintetizzato e rappresentato la nostra civiltà. Io non credo
nella cultura della tolleranza, perché tu tolleri qualcosa che fondamentalmente non vorresti in mezzo ai piedi. Io credo nella cultura del rispetto. Rispetto viene da respicere, significa guardare in profondità. Non puoi farti rispettare se non sai e se non racconti chi sei. Non puoi rispettare l'altro se non sai chi è. La base del rispetto è la conoscenza. La base dell'incontro è difendere la propria identità. Le altre culture questo lo sanno bene. E badate bene, non sono gli immigrati che a noi chiedono di rimuovere i presepi e i crocifissi dalle nostre scuole, è l'ideologia di certa sinistra comunista. Sono loro che vogliono negare quello che siamo. Sono loro che lo vogliono negare. Perché tutti gli altri capiscono il valore dell'identità. Provate ad andare in Arabia Saudita a dirgli che siccome arriviamo noi devono rimuovere i loro simboli. Non lo faranno. Non lo faranno in nessuna parte del mondo ed è giusto che non lo facciano. È giusto che non lo facciano. È giusto che non lo facciamo neanche noi. Ma poi scusate, ma in un tempo nel quale vince politicamente, io sono una persona che diciamo è sempre per la libertà d'espressione, no? Avete visto la mostra al Macro di Roma? Che raffigura Gesù eccitato di fronte a un bambino. Ma è possibile che nell'epoca del politicamente corretto, in cui non si può più dire niente, ogni mezza parola usata fuori posto, dei lincia, lo hate speech, le cose, l'unica cosa che si può insultare liberamente è Gesù Cristo? A me non sembra normale. La nostra identità, la nostra cultura. Io penso che non sia normale. Voglio che quei simboli ci siano perché voglio insegnare a mia figlia chi sono. Voglio spiegare a mia figlia chi mi ha insegnato la cultura della solidarietà, chi mi ha insegnato la laicità dello Stato, chi mi ha insegnato quello che sono. E noi, senza identità, non siamo più niente. Ce lo dobbiamo ricordare. Ce lo dobbiamo ricordare sempre. L'identità, poi si sa, io sono madre, sono cristiana, sono italiana, però quelle parole che sono state, diciamo, poi estrapolate, ricostruite, quello che è, sono fiera di averle pronunciate, le ridirei e le ridirò 100 volte. Ma perché io penso che se noi veniamo privati della nostra identità non abbiamo più niente. E il gioco, lo dice anche la canzone, no? È il gioco della globalizzazione portata all'estremo, è il gioco, no, dell'omologazione, dei grandi poteri, della grande finanza speculativa, renderci tutti uguali, possibilmente sempre più sradicati dal nostro contesto, sempre più incapaci di difendere quello che siamo, sempre più incapaci di combattere, di rivendicare diritti. E questo è il gioco, eh. E questo è il gioco, e noi lo dobbiamo sapere, il grande scontro aperto ovunque, quindi io continuerò a rivendicare quello che sono, penso che lo dobbiamo fare tutti insieme. Non lo facciamo contro qualcuno, non lo facciamo per odio, lo facciamo per amore, lo facciamo per noi stessi e per poter meglio dialogare con gli altri. Sono le sfide che Fratelli d'Italia porta avanti a livello nazionale, anche quando sono scomode, perché alcune di queste battaglie sono scomode, ma poi la gente capisce e le capisce e la vostra presenza stasera lo dimostra. Sono le sfide che porteremo anche in una regione come questa. C'è una campagna elettorale molto importante. Io sono estremamente convinta che la Toscana possa essere la più grande sorpresa del prossimo anno e che Fratelli d'Italia in Toscana possa essere la più grande sorpresa della politica. Non ho notizie da darvi sui candidati presidenti, quello che posso dirvi è che stiamo lavorando, quello che posso dirvi è che Fratelli d'Italia non avrebbe, diciamo, grandi difficoltà a individuare un candidato presidente vincente per tutto il centrodestra. Ne abbiamo diversi di nomi, voi li conoscete, io diciamo non li farò per paura di dimenticare qualcuno, ma voi sapete che abbiamo una fantastica classe dirigente qui. Diciamo che sto distribuendo le quote in giro per la regione e penso che per la Toscana potrebbe andare bene il risultato di Abetone, fatto 27% Fratelli d'Italia per tutta la regione arrivo. Ma una cosa ve la dico con chiarezza, ho letto curiose ricostruzioni giornalistiche in forza delle quali qualcuno avrebbe trattato con qualcun altro la cessione della regione toscana e cambiano, non si sa bene qualcosa. Noi non cediamo niente, qui ci siamo per vincere. Ci siamo per vincere e combattiamo fino alla fine, perché questa è una regione che può avere molto di più.
e avrà molto di più, come sta accadendo in altre regioni che hanno dimostrato che non esistono più le roccaforti e che hanno dimostrato che una proposta credibile, un programma credibile, una squadra compatta e una credibilità condivisa possono fare assolutamente la differenza. Allora, riposatevi, state con le vostre famiglie, state con i vostri figli, proverò a farlo anch'io, speriamo di riuscirci, dopo l'estate che ho passato, diciamo non sono più ottimista quando arrivano le vacanze. Tra l'altro, mi scuserete se non rimango moltissimo dopo la fine di questo intervento, perché speravo di poter dormire qui a Firenze, ma domani mattina alle 9 mia figlia fa i canti di Natale a scuola e insomma ci vorrei essere. Per cui torno a Roma stanotte, però davvero torno a Roma stanotte con un'immagine straordinaria di questa sala vista da qui, mi avete regalato una grande emozione, penso davvero che l'anno che si apre possa essere un anno che ci regalerà grandi, grandi soddisfazioni. Una cosa, la dico e chiudo. Noi vi chiediamo di aiutare Fratelli d'Italia, vi chiediamo di scegliere Fratelli d'Italia. Ma c'è una ragione sola per votare Fratelli d'Italia e per aiutare Fratelli d'Italia. E non è l'interesse. Se voi pensate che valga la pena sostenere un partito perché magari ti dà qualcosa in cambio, trova il posto di lavoro, la sanità, la cooperativa, votate il PD. Queste cose sono forti loro. Se voi votate perché volete distruggere tutto, perché vi fanno schifo tutti, perché per odio, per cattiveria, scegliete i 5 Stelle, in questo sono forti loro. Scegliete Fratelli d'Italia, votate Fratelli d'Italia se la scelta che fate è una scelta che fate per amore alla vostra comunità, per amore alla vostra terra, per amore alla vostra famiglia, per amore ai vostri figli, per amore al vostro futuro. Se voi volete difendere questa terra con amore, noi vi chiediamo aiutate Fratelli d'Italia. Grazie, buon Natale e buon 2020 di vittoria. Allora fermi tutti, perché qua ormai ci abbiamo pure gli effetti speciali. Allora prendete i telefoni, mettete video, perché sta per accadere una cosa molto carina. Tommaso, prendi bene, allontanati poco poco, perché secondo me viene meglio se ti allontani. Siete pronti? Ce li avete i telefoni? Conto alla rovescia, anticipiamo il capodanno, dico Fantozzi. Siete pronti? Vieni!